Benvenuti alla conferenza stampa di Mister D'Agostino pre partita contro la Juventus Under 23. Marcello Villani, partiamo da te, prego. Allora mister, è la squadra più misteriosa che c'è, nel senso è una squadra forte sicuramente, con grandi capacità tecniche, però non si sa mai chi gioca, come gioca, chi scende, chi sale dalla prima squadra, insomma. Questo dà grandi incertezze, ma dobbiamo davvero guardare alla Juve o ormai basta guardare un Lecco con un atteggiamento positivo come quello di Piacenza? Marcello, hai detto tutto. La squadra più incerta e anche da interpretare è la più difficile, perché comunque ho visto le convocazioni di Pirlo e ha 8 giocatori dell'Under 23 che saranno tutti in panchina, quindi non so poi domani chi può scendere, perché comunque giocano la sera, tornano a casa a Torino stanotte, noi giochiamo alle 12:30, quindi è tutto un po' sul chi va là. E quindi ci stiamo concentrando molto su di noi in questa partita, sull'atteggiamento, sulla concentrazione, sulla consapevolezza di incontrare una squadra tecnica, sull'aspetto tattico. Ieri ho provato la mia squadra contro un presunto assetto tattico della Juve, anche dalle voci che mi arrivano, però mi metto anche nei panni del mister Zauri, che comunque provare con 8 giocatori non è facile. Quindi è una partita dove noi nel blasone, nel giocare contro una squadra come contro la Juve, il fattore motivazionale, la voglia di continuare il nostro percorso deve prevalere per quanto riguarda l'aspetto tattico. Bolzoni e gli altri, se ci sono, infortunati, insomma, come stanno e possibilmente qualche indicazione su chi giocherà? No, Bolzoni è rientrato già da 2 giorni, sarà convocato, quindi sarà della partita. Adesso vediamo, perché abbiamo pure mercoledì Renate e abbiamo dei centrocampisti diffidati, quindi devo ponderare un attimo, cercare di mettere la squadra a disposizione domani, soprattutto anche calcolando mercoledì. Penseremo a domani, però sai, avendo il centrocampo, la maggior parte dei giocatori diffidati, devo un po' centellinare, anche calcolare anche quell'aspetto lì. Però Bolzone è rientrato, Lino Mazzorati, che ha avuto un problemino alla schiena, è rientrato alla grande. Capoferri è rientrato anche lui, che ha avuto un problemino al tendine rotuleo, un'infiammazione dovuta a un sovraccarico. E poi per il resto, a parte Purro, ho tutto a disposizione. Un po' Mastroianni sta soffrendo un po' con mal di schiena, però sta recuperando. Matteo Bonaccina, prego. Mister, io credo che comunque al di là di chi giocherà, della Juve, di Pardo, Augustin e via dicendo, l'atteggiamento della gara d'andata potrebbe essere quello giusto. Voglio dire, una squadra che se non ha modo di prendere fiducia, le misure col campo, è una squadra che, diciamo, passami il termine forte, si è ammazzata subito, poi tende a non reagire sul lungo periodo della partita. Di sicuro non dobbiamo fare una partita di attesa, cioè non dobbiamo dargli il tempo di ragionare, di giocare, perché tecnicamente sono i più forti. E quindi se noi li aspettiamo molto, loro col passaggio, col fraseggio, con la ricerca dell'uno contro uno, ci possono mettere in grande difficoltà. Noi dobbiamo fare una partita aggressiva, andarli a pressare, non farli ragionare, cercare di farli aprire nel momento in cui perdono palla, perché comunque è una squadra che è propensa al gioco, è anche propensa anche a sbilanciarsi, e noi dobbiamo portare ad alzare la loro percentuale di errore nei passaggi. Dopodiché magari c'è un giocatore che su una partita così tecnica potrebbe magari dire la sua, come Mausso. So che è un giocatore di cui ci hai già parlato in precedenza. Questa partita magari potrebbe essere un po' ritagliata per le sue caratteristiche. Lui ha preso un pestone mercoledì, ha saltato 2 allenamenti, ha preso un pestone in partitina, e Mausso deve allenarsi bene per come sta facendo, e deve capire che ci vuole anche cattiveria agonistica, ci vuole non soltanto il fioretto ma anche un po' di sciabola, perché la Lega Pro è questa. Lui ha grandissimi mezzi tecnici e deve capire che se vuole rubare il posto a Iocolano, a Dudu, deve, perché ha le potenzialità per farlo, ma deve metterci quella tigna, quella grinta e quella fame.
Roberto Figerio. A posto, grazie. A posto, Fiorenzo Radogna. Mister, io approfitto della sua esperienza calcistica ad alto livello per una riflessione. E volevo chiederle precisamente, Félix Correa ha pagato 10 milioni e mezzo, a che probabile giocato probabile schierato domani pagato 8 milioni e mezzo, poi c'è Marquez pagato 8 milioni e mezzo, sono questi in scambi soldi veri, io mi sono perso qualcosa, non capisco 30 milioni non capisco, ecco, me lo spieghi lei perché sicuramente lo capisce meglio di me. Si troverà davanti di probabilmente giocatori come Nannini, giocatori, non lo so, come Capogna, giocatori, ecco, c'è qualcosa che mi sfugge. La dinamica giusta che mette di fronte questo Lecco alla Juventus non mi è chiara. Lei cosa ne pensa? No, io onestamente non stavo pensando a questo, stavo pensando a come battere la Juventus. Questo è sicuro, però approfitto della situazione. Ma in Lega Pro si azzera tutto, in Lega Pro si azzera tutto, noi dobbiamo andare avanti con le motivazioni, con la voglia, e perché no? Sapere che un mio giocatore, un giocatore di Lega Pro di base, non viene pagato a queste cifre, ma credo neanche il più forte in assoluto della storia della Lega Pro, e loro hanno altri obiettivi, perché ricordiamoci che la Juve è un'azienda e quindi ha fatto tante plusvalenze, ha valorizzato tanti giocatori. Certe cifre a me sono più domande da rivolgere a livello tecnico al direttore. Io ti parlo a livello tecnico, se mi vai a elencare queste cifre significa che la Juve dovrebbe essere prima a punteggio pieno, averle vinte tutte, e io credo che fattore motivazionale e fattore ambizione, magari ci sono giocatori in Lega Pro che hanno meno qualità tecniche, meno doti, ma hanno più fame per arrivare a valere quelle cifre. Io ho avuto un giocatore, ad esempio, a Francavilla, che è Foloruscio, venuto dalla primavera della Lazio, sia io che il direttore sportivo abbiamo fatto un lavoro nello smussare caratterialmente, perché là vieni dalla primavera, vieni in Lega Pro, un po' l'aria da... è stato messo fuori rosa due volte, lo abbiamo bastonato, lo abbiamo coccolato, adesso gioca inamovibile in Serie C alla Regina, in Serie B alla Regina, ha fatto già 5-6 gol. Quindi per quando tu prendi un potenziale giocatore e la Juve lo manda in Lega Pro, anche se per loro l'Under 23 non è una Lega Pro, ma è un recipiente dove vengono messi i giocatori importanti per farli giocare e per farli anche per valorizzarli e per farli crescere caratterialmente, però ci vuole poi una gestione, secondo me, anche un po' più dura nei loro confronti, perché per quanto lo paghi dovresti pretendere, in teoria. Certo. E quando io vedo la Juventus che è sotto, dietro il Lecco, allora c'è secondo me un problema di gestione, tra virgolette. Non parlo dell'allenatore, perché credo che il mister è un po', credo che non allenare e vedersi tutta la settimana via 10 giocatori, allenarne 10, credo che fare allenatore nella Juve Under 23 è un grandissimo privilegio, però è anche difficile, tra virgolette, quindi devi stare a certe dinamiche. Però, ripeto, in Lega Pro si evidenzia che quelle cifre, magari in Serie B fanno la differenza, però quelle cifre in Lega Pro si vanno a equilibrare con gli altri che non valgono questi cartellini, perché il calcio è diverso in Lega Pro, quindi magari uno ha meno doti, però ha più fame, ha più voglia, sa giocare anche sporco, tra virgolette. E loro, vedendo le immagini, sono giocatori puliti, giocatori forti, che però quando incontrano una squadra che gioca non li fa giocare, li fa innervosire, li va ad aggredire, ma non può più in difficoltà.